Buonasera, stavolta voglio discutere qualcosa di serio, non che altre volte io abbia discusso di qualcosa che non era serio, ma stavolta voglio entrare nel dettaglio e tentare per quello che può servire, per quello che può servire, però lo metterò su YouTube sperando che qualcuno raccolga questa idea, la faccia propria. Perché non entrerò nei dettagli propriamente tecnici, ma entrerò nell'idea. Si è parlato di reddito di cittadinanza. Qualcuno che mi segue vedrà che già molti anni fa io parlavo, pure attraverso YouTube, di reddito di cittadinanza. Però mi è sembrato snaturato nell'essenza, così come viene presentato oggi dai 5 Stelle e viene presentato dalla Lega, Salvini. Ieri nella giornata dello 7, 8 novembre, da Lilli Gruber, quando gli ha chiesto qualcosa che riguardava i redditi cittadinanza, dice vabbè, quello riguarda Di Maio. Questa risposta politicamente è corretta. Perché è corretta? Perché presuppone che lui sa benissimo che, così come è impostato, l'idea del reddito di cittadinanza è assolutamente impraticabile. Quindi aspetta il passo falso dei 5 Stelle e la conseguente, poi, conseguente brutta figura che poi si ripercuoterà sull'elettorato e così via. Ma veniamo al dunque. Io non metto in dubbio la quota che si vuole dare ai giovani, metto in dubbio le modalità, perché vedete, io lavoro in una grande azienda in tutti i sensi, sia come amministrata, sia come sta sul mercato, sia insomma un po' una situazione anomala rispetto alle aziende italiane e anche europee. Però ci sono anche altre aziende che all'interno di queste aziende ci sono delle persone che ormai per i loro anni sono obsolete non rispetto alla loro professionalità, ma rispetto ai loro anni, perché andranno in pensione di lì a qualche tempo, 2 anni, un anno e mezzo, dove lavoro io nel mio reparto su circa 50 persone, diciamo che più del 10%, se non il 20%, di qui a 2-3 anni saranno destinate alla pensione, voi con la quota 100, voi con la legge Fornero, ma insomma se non è 10 sarà il 15, se non è 20 sarà il 15%, comunque questa è la percentuale. Nelle aziende questo è un dato di fatto. Ebbene, se noi prendiamo questa quota destinata al reddito di cittadinanza e diciamo alle aziende, facciamo una bella carrellata su tutti i settori economici del lavoro, che vanno dalle aziende di pulizia, alle aziende manifatturiere, alle aziende metalmeccaniche, di servizi, facciamo tutta una riunione con i vertici e vediamo quante persone sono destinate di lì a poco ad andare in pensione. Se noi diamo questa quota, saranno 700, 600, 730, non lo so, del reddito di cittadinanza a dei giovani e nel frattempo, anziché tenerli inoperosi, li trasferiamo all'interno di queste aziende dove dovranno formarsi per sostituire le unità in uscita, beh, penso che noi il problema l'abbiamo risolto. L'abbiamo risolto. Perché andremo direttamente alla fonte, non è che chiamiamo per 3 volte e chi rifiuta 3 volte, perché poi, messa così, la cosa non diventa facile. Ma in questo modo che io ho cercato di indicare diventa molto più accessibile e le aziende interinali potranno gestire questa fase di transizione tra questi, chiamiamolo così impropriamente, stage all'interno delle aziende finalizzate al lavoro e la fase in cui poi il lavoratore entrerà a pieno regime nel processo produttivo aziendale. Questa è una proposta seria e io così intendevo il reddito di cittadinanza. Ma vogliamo farlo seriamente questa cosa o vogliamo giocare? Ciao.